Ciao a tutte, eccoci al nostro terzo appuntamento con Perineo for Boobs. Abbiamo visto in breve che cos'è il perineo e perché è importante prendersene cura. Abbiamo fatto un accenno alla postura corretta e alla respirazione e adesso siamo pronte per gli esercizi sul tappetino. Vi ricordate di che cosa abbiamo bisogno? Di un tappetino e se non lo avete a casa va benissimo una coperta da poter posizionare davanti ad un divano o una sedia o qualsiasi cosa su cui si possano appoggiare le gambe e di un asciugamano che andremo a rotolare in questo modo. Così. Iniziamo sdraiandoci sul nostro tappetino con la schiena a terra, le ginocchia piegate, i piedi a terra. E il nostro rotolino sotto l'osso sacro. Troviamo una posizione comoda, chiudiamo gli occhi, rilassiamoci e andiamo ad ascoltare il nostro respiro prima nel torace e poniamo l'attenzione su come quando inspiriamo il nostro torace si espanda in tutte le direzioni e quando espiriamo si restringa. Portiamo poi le mani sul nostro addome e portiamo l'attenzione sul nostro addome e di nuovo cerchiamo di percepire quanto con l'inspirazione il nostro addome si allarghi, si gonfi e con l'espirazione si sgonfi, si restringa. Portiamo adesso le mani sul pube. E di nuovo andiamo a portare l'attenzione al nostro perineo e a cercare di ascoltare i movimenti del nostro respiro. Sarà più difficile, da percepire rispetto al movimento dell'addome e del torace, ma se mettiamo bene l'attenzione sul nostro perineo, potremo sentire come con l'inspirazione il nostro perineo si apra e come con l'espirazione il nostro perineo si restringa e si contragga leggermente. Immaginiamo di andare a massaggiare con il nostro respiro gli organi pelvici e il nostro pavimento pelvico, il perineo. Cerchiamo di dedicare sempre all'inizio degli esercizi qualche minuto al rilassamento e all'ascolto del respiro. Togliamo il nostro asciugamano. E immaginiamo di avere un orologio sotto il nostro osso sacro, dove le ore 6 sono al coccige, quindi verso il tappetino, e le ore 12 sono al pube, quindi verso l'alto. E andiamo con l'inspirazione a muovere il bacino verso le ore 6 e con l'espirazione a ruotarlo verso le ore 12. E cerchiamo di ascoltare, di notare come inspirando e portando il bacino verso le ore 6, i nostri ischi si allargano e il nostro pavimento pelvico si apre. E come portando invece il bacino verso le ore 12, verso il pube, i nostri ischi si avvicinino e il nostro pavimento pelvico si contragga. Facciamo qualche volta l'esercizio in questo modo per cercare di farlo nostro e di capire come va di pari passo con la respirazione e poi aggiungiamo un piccolo elemento che ci aiuta a focalizzare, a portare la nostra attenzione proprio sui muscoli del pavimento pelvico. E immaginiamo quindi di avere una spugna tra gli ischi che quando inspiriamo si riempie d'acqua e si gonfia e che quando espiriamo, portando il bacino verso le ore 12, si svuota e si strizza. E quindi inspirando, portiamo il bacino verso le ore 6 e la nostra spugna si riempie. Ed espirando, strizziamo la nostra spugna, portando il bacino verso le ore 12. Aggiungiamo ancora un passaggio e quindi
Quando inspiriamo, portiamo il bacino verso le ore 6, la nostra spugna fra gli ischi si riempie d'acqua. E poi espiriamo, portiamo il bacino verso le ore 12, la nostra spugna si strizza e il nostro bacino sale. E conto fino a 6, mantenendo il mio bacino in alto e strizzando con forza la spugna. Poi inspiro, abbasso il bacino, lo porto verso le ore 6 e lascio che la spugna si riempia d'acqua. E di nuovo espiro, porto il bacino alle ore 12, lo sollevo e strizzo con forza la mia spugna fra gli ischi, contraendo i muscoli pelvici. Conto fino a 6 e di nuovo scendo. Adesso faccio un esercizio che mi consente di far lavorare in contemporanea i muscoli dell'addome e i muscoli del pavimento pelvico. Quindi tiro su la gamba a 90 gradi rispetto al terreno, metto la mia mano davanti al ginocchio, inspiro e quando espiro tiro i muscoli del pavimento pelvico, lo faccio risalire verso la testa e con la mano spingo verso il ginocchio e trattengo. Poi rilasso, inspiro, espiro, tiro sull'altra gamba, inspiro e quando espiro tiro i muscoli del pavimento pelvico, li faccio salire e con la mano spingo verso il ginocchio e faccio lavorare i muscoli dell'addome. Lo faccio anche per far lavorare la parte laterale dell'addome, quindi tiro su di nuovo la gamba destra, metto la mia mano all'esterno del ginocchio. Inspiro e quando espiro tiro i muscoli del pavimento pelvico e con il ginocchio spingo verso l'esterno e contrasto la spinta con la mano e trattengo. Rilasso, abbasso la gamba, tiro sulla gamba sinistra, lo faccio anche da questo lato, mano esterna al ginocchio, inspiro e quando espiro tiro i muscoli del pavimento pelvico e con il ginocchio spingo all'esterno verso la mano che contrasta la spinta. Vado a concludere la mia serie di esercizi con una posizione che mi consente di far riposare il mio bacino e il mio pavimento pelvico. Prendo di nuovo il rotolino. E lo posiziono ancora una volta sotto il bacino in modo da tenerlo sollevato rispetto alla parte superiore del mio corpo. Metto le gambe sul divano o sulla sedia che avevo preparato e mi tengo in questa posizione per qualche respiro. In questo modo, consento ai visceri di andare nella direzione opposta a quella della forza di gravità e quindi, consento al mio perineo di potersi riposare. Questa è una posizione utilissima tutte le volte che torniamo da una lunga girata in bici e in cui il nostro perineo viene fortemente sollecitato dalla sella della bici e dalla posizione stessa che dobbiamo tenere sulla bici. Per cui ricordatevela, la posizione dello scarico è veramente utile come modo per riposare il nostro perineo dopo una bella giornata. Anche per oggi abbiamo concluso, il consiglio è di dedicare più o meno 10-15 minuti al giorno per gli esercizi, di farli lentamente e con calma in modo da poter entrare veramente in ascolto e poter percepire quello che succede al nostro pavimento pelvico. Per qualsiasi domanda potete contattarci in DM del profilo Instagram BikeBoops e al prossimo video con i prossimi esercizi. Ciao a tutte!